Ciao, nel video di oggi mettiamo alla prova il super gel della Rimmel, che sono i nuovi smalti che promettono 14 giorni di colore e brillantezza. Quello che ho applicato io è lo 041 Darling Dahlia, che è questo rosso estremamente luminoso, molto estivo e molto brillante. Vedremo appunto come se la cava nella vita di tutti i giorni e nelle attività domestiche. Io ho girato anche appunto il video con la sua applicazione che vi lascio nel box informazioni e nelle schede. Spero che questo video vi sia utile e alla prossima. Ciao ciao! Premetto che non ho fatto comunque ancora lavori domestici, quindi non ho lavato piatti, non ho toccato detersivi e ancora non ho scritto al computer, quindi teoricamente ancora sta bene. Però vediamo, ci aggiorniamo a domani. Ciao! Da questa parte lo smalto è ancora intatto, anche se qui sotto si intravede il fatto che lo smalto si stia togliendo. Da quest'altra parte invece, non so se si nota, si inizia a come posso dire, a rimuovere lo smalto proprio sulla punta. È una strascetta sottilissima, praticamente invisibile, però appunto un pochino si inizia a notare. È una bella cosa. Sottolineo però che comunque io lavoro al computer, quindi non è che lo smalto stia proprio in pace e sereno. Comunque vedremo come procede. Mi sono fermata un attimo per farvi l'aggiornamento sullo smalto. Allora, questo è oggi com'è lo smalto. Praticamente sì, è tutto rovinato qua su quest'unghia. Ho lavato i piatti, ho fatto un po' di mestieri casalinghi e non ha resistito appunto. Tra l'altro ho notato anche una diminuzione della brillantezza, quindi è leggermente più opaco rispetto a ieri. Un'altra cosa è che ho notato oggi il fatto che sull'unghia, quindi su quella del pollice, ci sono tutte queste micro righe, il che significa che quando l'ho applicato non si era asciugato bene. Considerate che io sono stata circa un'ora dopo aver fatto il video, quindi al termine del video, un'ora con le mani appoggiate in modo da farlo asciugare per bene. Nonostante questo, evidentemente ancora non era asciutto, quindi uno smalto che richiede più di un'ora per la di asciugatura non è proprio il massimo. Penso che interromperò il test oggi perché appunto non posso andare in giro con quest'unghia così maciullata e non mi sento di consigliarvelo. Se volete comprare singolarmente gli smalti, ok, però non vi aspettate appunto una durata di 15 giorni perché assolutamente non l'ha né, ma secondo me non arriva nemmeno alla settimana. A meno che ovviamente non facciate niente tutto il giorno, quello poi certamente lo smalto vi dura quanto volete. Detto questo, vi saluto e ciao!